per voi, un sacco di attività ho visto dal programma molto interessanti. Io in questa oretta cerco di spiegarvi un po' quello che facciamo qui e quello che fa l'ente a cui questo laboratorio afferisce. E, diciamo, l'idea di quest'oretta è che oltre agli esperimenti che farete qui e alle cose che andrete a imparare, mi piacerebbe che vi rimanesse un po' traccia di che cos'è questa realtà alla quale avete per un attimo partecipato, perché si fanno queste cose, queste attività di ricerca. O magari dico delle cose molto semplici che per voi sono tutte note e spero che in mezzo a quelle che sono molto note ci siano invece altre cose che siano un po' differenti e che magari non conoscete così bene. Allora, questo istituto, tutto l'ente al quale questo laboratorio appartiene, si chiama Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e quindi va, come dice il nome, va a studiare la fisica nucleare. La fisica nucleare è un termine in realtà un po' antico, nel senso che era il termine che Fermi e i suoi colleghi a Via Panisperna avevano, sul quale avevano concentrato le proprie attività. Oggi in realtà l'INFN non solo studia la fisica del nucleo, ma studia anche la fisica delle particelle che sono entro il nucleo, quindi la fisica subnucleare, o la fisica delle astroparticelle, cioè le particelle che sono di rilevanza per gli aspetti cosmologici. Quindi si occupa sia della ricerca sperimentale, quindi va a fare esperimenti, non solo qui, ma in tutto il mondo, come vedremo, e anche delle parti, diciamo, teoriche, quindi degli sviluppi teorici che sono necessari agli esperimenti. Questa cosa la facciamo insieme all'università. E in un contesto internazionale. E tutta questa cosa è sotto il Ministero dell'Università e della Ricerca. Allora, nel 1951, dopo la guerra, l'idea che era originalmente di Fermi, dei ragazzi di Panisperna, di fare un istituto che proprio studiasse soltanto la fisica nucleare, che in quegli anni, quando loro hanno iniziato, negli anni 30, era una cosa nascente, e in qualche modo che quindi esulasse rispetto all'università, ma la coadiuvasse in questo tipo di ricerca, questa idea si poté sviluppare solo nel 1951 con quattro sezioni universitarie, Milano, Torino, Padova e Roma. E i laboratori di Frascati, dove oggi siamo, sono stati sviluppati proprio nel 1957, quindi pochi anni dopo che fu iniziato questo istituto. All'epoca non si chiamava Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, si chiamava CNEN, comunque diciamo, erano gli anni del dopoguerra, si era capito che era molto interessante andare a studiare le leggi fisiche che governano questo micromondo. Oggi invece l'istituto è una realtà molto più composita, che più o meno sta in tutta Italia, come possiamo vedere, dal sud fino al nord dell'Italia. Ci sono quattro laboratori nazionali, questo è uno dei quattro, del più grande, e gli altri si trovano a Catania, al Laboratorio Nazionale del Sud, al Gran Sasso, il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, che sta sotto la montagna del Gran Sasso, e a Legnaro, il Laboratorio Nazionale di Legnaro. Ognuno di questi laboratori ha un'impronta differente e cercheremo un attimo di parlarne. Non ci sono soltanto questo tipo di strutture, ci sono anche dei consorzi ai quali l'INFN ha partecipato o partecipa. E uno di questi, per esempio, è Virgo Ego, che è un interferometro per la ricerca di onde gravitazionali che è a Cascina, vicino Pisa. E un altro è il CNAF, che è invece un centro nazionale per le tecnologie informatiche, e ne parlerò brevemente. Allora, tutta questa complessità per costruire esperimenti molto complessi. Cioè, la cosa che differenzia la fisica delle particelle dagli altri rami della fisica è la complessità delle strutture che sono necessarie per studiare le leggi che ci interessa studiare. Qu queste quattro figure sono, diciamo, quattro foto, neanche troppo scelte, di apparati che l'INFN ha costruito. E dall'alto a sinistra abbiamo le camere a Mu dell'esperimento dell'HCB, a destra abbiamo il magnete dell'esperimento dell'HCB, poi lì a destra vede l'esperimento CLOE, esperimento che andrete anche a visitare, che sta in questi laboratori. Quindi, come si vede, in tutti questi casi abbiamo delle strutture molto grandi, non sono neanche le più grandi costruite da questo ente. Questo è l'esperimento Atlas dell'HC, cui per esempio Claudio collabora,
E diciamo, questo è uno degli esperimenti più complessi mai costruiti in tutta l'umanità, in tutte le epoche. E, se fate caso, qui, in questa zona, c'è la figuretta che rappresenta l'omino. Potete immaginare la dimensione, la complessità di questo esperimento che si trova a Ginevra e opera al collisore Large Hadron Collider del CERN. Allora, tutte queste cose le facciamo con un personale di circa 2000 persone. Vi immaginate subito che non è che tutte queste 2000 persone stanno a costruire questi esperimenti oppure a progettare questi esperimenti. C'è bisogno di tecnici che costruiscono, ma di progettisti che disegnano, fanno CAD e realizzano effettivamente le strutture meccaniche di questi esperimenti complessi, ma di elettronici che ci permettono di leggere questi esperimenti, così come di tecnici del vuoto che ci permettono di fare gli esperimenti con gli acceleratori, tecnici specifici per gli acceleratori e chi più ne ha più ne metta, quindi espertise di tutti i tipi, finora ho elencato solo quelle tecniche. Poi ci sono i fisici come me che cercano di studiare, progettare nuovi esperimenti o studiarne il comportamento, poi ci sono i più giovani, gli assegnisti, i borsisti, i dottorandi che sono diciamo in una fase di training o comunque di sviluppo della loro carriera, ma ci sono gli amministrativi che ci permettono di comprare le cose, che nello Stato non è mai una cosa molto semplice dal punto di vista burocratico, e così via. Ci sono i teorici che sviluppano nuovi modelli da testare poi con gli esperimenti, eccetera. Quindi in realtà è del 2000 persone che sono effettivamente staff, c'è una grossa fetta extra che sono gli universitari con i quali noi collaboriamo, sono 3.400, praticamente in tutte le università se c'è una facoltà che ha un corso di fisica abbastanza strutturato, ci sarà una sezione dell'INFN e quindi gli universitari si possono associare all'ente e fare ricerca insieme a noi. Diciamo, questo tipo di ricerca prende i soldi dallo Stato attraverso il Ministero, ma non solo. E sempre più spesso occorre accedere a fondi esterni che per esempio l'Europa mette a disposizione oppure che mette a disposizione anche il Ministero. E diciamo è una cosa che sta aumentando sempre di più, quindi un tempo, magari 10 anni fa, se io avessi fatto questo stesso talk, mi avrei detto che i soldi venivano dallo Stato, e oggi invece non posso più fare questa affermazione perché una frazione sempre più consistente del bilancio invece viene da fuori. E possono essere fondi del Ministero specifici oppure possono essere anche fondi proprio extra dell'Unione Europea. Allora, vabbè, incominciamo adesso con cose proprio semplici sull'idea di rivelatore e su che cosa significa appunto vedere le cose. Allora, questa è una cosa proprio semplice che viene detta anche ai bambini quando vengono, in qualche modo, però diciamo dentro questa spiegazione molto semplificata c'è un nocciolo che invece è interessante. Allora, se uno volesse vedere un gatto in una stanza buia, diciamo che cosa potrebbe fare? Allora, le cose sono varie. Tipicamente per vedere qualcosa si usano delle sonde che cercano di interagire con questo oggetto e si prende quello che è il risultato dell'interazione. Allora, nella figuretta che si vede a destra ci sono dei raggi che vengono da destra, questi 1, 2, 3, 4, che se l'oggetto è un triangolo scatterano, come diciamo noi in gergo, cioè vengono deviati dall'oggetto e emergono in differenti direzioni. Allora, questi raggi, l'1 e il 2 vanno in alto, il 3 e il 4 vanno in basso, uno può arguire, ripetendo questa cosa molte volte, che la forma del nostro bersaglio è effettivamente quella di un triangolo. La cosa cambia se invece abbiamo davanti un oggetto più sferico, un oggetto circolare, per cui le direzioni di emergenza di questi raggi cambieranno. Allora, questa cosa è molto semplice, era proprio quello che Rutherford insieme ai suoi collaboratori Geiger e Marsden facevano in un esperimento pionieristico che ha scoperto il nucleo. E Rutherford aveva questi due studenti, uno laureando, l'altro un dottorando, gli aveva detto ok, fate questa cosa molto semplice, dalla quale probabilmente non scoprirete granché, sparate delle particelle su una lamina che contiene quindi degli atomi
dei nuclei e andate a vedere dove emergono queste particelle. E Rutherford si aspettava, secondo i modelli teorici dell'epoca, che avrebbe ottenuto una distribuzione più o meno centrata intorno alla direzione di sparo, quindi se le particelle venivano sparate in una certa direzione si sarebbe un po' allargato l'insieme delle direzioni, però diciamo sarebbero emerse con angoli piccoli. Invece quello che loro incominciarono a vedere, e lui vede che sta, cioè vedete che sta lì al cannocchiale, quello di sinistra, vede dei lampi luminosi che corrispondono all'emissione della luce che corrisponde all'arrivo di queste particelle deviate su uno schermo. Questi lampi lui li contava e andava a fare un grafichetto di quanti conteggi otteneva in funzione dell'angolo e si era accorto che, a differenza di quello che il professore gli aveva detto, erano invece abbastanza frequenti i casi in cui gli angoli di deviazione erano molto alti, addirittura così alti da emergere angoli quasi ortogonali rispetto alla direzione di sparo. Questa cosa era completamente non aspettata e non aveva una spiegazione nella teoria dell'epoca. Allora, questo già ci insegna che quando dobbiamo fare qualcosa non dobbiamo partire con la teoria sottostante, ma dobbiamo cercare di vedere quello che succede, altrimenti non scopriamo mai niente. E la seconda cosa è che poi dopo dobbiamo essere pronti a rivedere quello che pensiamo di sapere. Cioè, noi pensavamo di sapere nel 1899 che il nucleo in realtà non esisteva, l'atomo era fatto di cariche distribuite, più o meno con una distribuzione, diciamo, piuttosto liscia, quindi senza picchi particolari, e invece si scopre che no, è praticamente vuoto, quasi completamente vuoto, e c'ha una parte molto concentrata che si chiama nucleo, che ne prende tutta la massa. Quindi l'atomo è vuoto sulla distanza di 10 alla meno 10 metri e il nucleo, invece che ha una lunghezza caratteristica molto più piccola, di 10 alla meno 15 metri, il nucleo invece contiene tutta la massa. E questo è il motivo per cui qui andavano a scatterare queste particelle, andavano a essere deviate di grandi quantità talvolta. Quando andavano nella parte vuota venivano deviate molto poco, quando andavano a interagire proprio col nucleo invece lì rimbalzavano fortemente. Il fatto che rimbalzavano fortemente era dovuto al fatto che la massa del nucleo era tale da poter deviare completamente le particelle in ingresso. Ecco, questa scoperta inaspettata alla fine viene riprodotta sempre in tutti i rivelatori. Adesso vado un po' più veloce, anche perché poi comunque ci saranno delle visite che farete, che quindi diciamo, potrete nel dettaglio capire queste cose. Adesso quest'altra figurella, pure questa viene detta ai bambini, se arriva una tromba d'aria in un paese, io posso capire dove è passata questa tromba d'aria calcolando la differenza di tempo con la quale le persone vanno a chiamare il 113. La differenza di tempo mi dice più o meno in che raggio sta la tromba d'aria rispetto alla persona che chiama, e se io poi dopo vado a fare questa differenza di tempo in vari posti riesco a triangolare e capire dove è passata. La stessa cosa si fa tracciando con le celle del cellulare qualcuno che sta scappando, si va a vedere dove rispondono le celle e dalla differenza temporale riesco a capire più o meno dove sta passando. La stessa cosa succede col GPS. E allora, diciamo, questa stessa cosa noi la replichiamo con un rivelatore che si chiama camera a deriva, che ci permette di vedere le particelle cariche, ionizzare un certo gas, e noi raccogliamo questa carica di ionizzazione e dal tempo che passa riusciamo a capire qual è la traiettoria. Allora, vi ho detto quindi come si fa un esperimento per vedere le cose e vi ho detto più o meno come può funzionare un particolare rivelatore di particelle per vedere queste particelle che passano. Allora, tutto questo perché? Perché vogliamo capire le leggi che regolano l'universo. Allora, questa è la motivazione di fondo. La fisica che facciamo si chiama fisica di base, o ricerca di base. Si chiama di base perché non ha un'applicazione immediata, cioè non è che lo facciamo per trovare un'applicazione. Come vedremo poi, le applicazioni si troveranno sempre, si trovano sempre, ineluttabilmente, perché le cose che facciamo sono comunque di punta e quindi è chiaro che poi un utilizzo per le cose che facciamo si trova sempre. Però il motivo che ci spinge è proprio quello di capire. È solo, diciamo, andando avanti in questo modo, cioè andando avanti solo per capire, poi riusciamo a fare delle scoperte che hanno delle rivoluzioni anche tecnologiche. Ne parleremo. Questa qui l'avete vista, la tavola degli elementi. Nel momento in cui Mendeleev ha fatto questo ordinamento di tutto ciò che si conosceva di chimico in natura, tutti gli elementi,
Lo ha fatto sulla base di certi criteri che gli sembravano ragionevoli, quindi li ha messi in ordine di peso e li ha messi in ordine in qualche modo, diciamo, li ha ordinati in colonna per analogia chimica. Quindi ha potuto capire che ciò che era l'alluminio sotto doveva avere un suo elemento simile, più pesante, che ha chiamato eca-alluminio. Oggi sappiamo che l'abbiamo nominato gallio. La stessa cosa per quanto riguarda il germanio, che è simile al silicio, ha le stesse caratteristiche chimiche, grosso modo, e però è più pesante. Questa regolarità all'epoca di Mendeleev non era assolutamente capita, nel senso che lui l'ha organizzata, però non sapeva cosa c'era sotto, per quale motivo c'era questa regolarità. Proprio con gli esperimenti come quello che abbiamo mostrato prima, si è scoperto che c'era un nucleo molto massivo e si è capito che era una cosa molto semplice. Andando avanti in quest'ordine andava a cambiare la carica del nucleo. La carica aumentava di 1 passando da un elemento al successivo. E diciamo, andando avanti da sopra a sotto c'era una regolarità, evidentemente una volta che le cariche erano riempite in un certo modo poi si ricominciava. Questa cosa invece non era capita. Questa cosa ha dovuto aspettare la fisica quantistica per essere capita. Oggi abbiamo tante tavole degli elementi differenti, conosciamo un sacco di particelle anche elementari differenti, e cerchiamo di organizzare queste particelle in tavole che ci permettono di capire quali sono le leggi sottostanti. Allora, questo triangolo qua che si vede, è, diciamo, lo chiamiamo il decupletto dei barioni, quest'altro lo chiamiamo l'ottetto dei mesoni, e diciamo, il motivo per cui facciamo questo è che ci sono caratteristiche simili fra le particelle che compongono queste tabelle. E lo stesso motivo, diciamo, lo andiamo a cercare di applicare anche ai livelli più fondamentali di tutti. Allora, questa cosa è carina, diciamo, pur se la risoluzione dell'immagine non è tanto buona. In ogni caso, andando avanti dal macro al micro, questo qua è il macro, cioè questo è l'universo. Qua ci sono distanze, scale di distanza molto elevate, come quelle proprio del raggio dell'universo o della distanza tra le galassie. Andando avanti in questo verso andiamo a distanze sempre più piccole, quindi le galassie, il sistema solare, la Terra, l'uomo, il DNA, qui incominciamo con le molecole, i nuclei, quindi atomi, molecole, nuclei, e poi andiamo dentro il nucleo. Dentro il nucleo abbiamo delle particelle elementari che si trovano dentro gli elementi che costituiscono il nucleo e così via. In teoria, diciamo, questa scala di distanze si parla con la scala dei tempi, cioè del tempo che intercorre dall'inizio della vita dell'universo. Quando l'universo era molto giovane, l'energia era molto intensa e le particelle erano molto vicine l'una alle altre, quindi il mondo era fatto di elementi basici come questi. Quando l'universo si è raffreddato, le distanze sono aumentate sempre di più e si sono formate strutture più complesse, le galassie, si è formata la vita, la chimica organica, e i pianeti, eccetera, eccetera. Andando avanti quindi in questo verso, noi andiamo avanti nel tempo, andando avanti nel microscopio andiamo indietro nel tempo. Quindi l'idea è di andare indietro nel tempo per capire com'era la legge che ha generato questo universo. Ecco, questo è quello che vi ho già spiegato. Espandendoci, l'universo si raffredda. Noi crediamo che all'inizio c'era una situazione di estrema energia e impossibilità quindi di formare strutture complesse che sono caratteristiche di energie minori, e questa cosa, diciamo, si è andata a raffreddare sempre di più. Allora, con degli strumenti che costruiamo, come l'LHC, questo acceleratore che si trova a Ginevra, noi andiamo a creare un'energia molto intensa e quindi andiamo a simulare quello che succedeva all'inizio della vita dell'universo. Quindi alta energia diciamo, indietro nel tempo. Ecco, noi abbiamo capito alcune cose nel corso degli ultimi 150 anni di fisica. Abbiamo capito che ci sono 4 forze fondamentali. Siamo riusciti a unificare la natura di 3 di queste 4 forze. La meno intensa di tutte è la forza gravitazionale, che è però quella che poi nel cosmo opera e i cui effetti vediamo tutte le strutture cosmologiche. Poi abbiamo la forza debole, in ordine quindi di intensità. Questa forza è la forza che Fermi scoprì e che è responsabile delle transizioni degli elementi radioattivi.
Però non solo, è anche una forza che è in gioco sulla fusione nucleare nel momento in cui andiamo a creare una stella. Poi c'è la forza elettromagnetica, questa invece è la forza più vicina alla chimica. La chimica è un effetto per la maggior parte elettromagnetico ed è la forza che tiene insieme gli atomi o le molecole. E poi abbiamo la forza forte che invece tiene insieme i nuclei. Quindi è quel collante che fa sì che questa carica che vi ho detto prima, che risiede nel nucleo, riesca a rimanere insieme e il nucleo riesca a non disperdersi a causa della forza elettromagnetica che invece tenderebbe a separare le stesse cariche nel nucleo. Noi siamo riusciti, come vi dicevo, a unificare tre delle quattro forze. Perché? Perché in realtà l'intensità di queste forze, che vi ho detto prima, 1, 10 alla 29, 10 alla 40, questa intensità è quella che vediamo oggi, ma in realtà nei primi istanti della vita dell'universo questa intensità era differente. Cioè, questo è un concetto veramente non classico, non della fisica classica, e probabilmente non conoscete, però se voi avete F uguale M per G, dove G è la costante di gravità, quella costante di gravità per voi è una costante, appunto, cioè sulla Terra è 9,8 metri al secondo quadro. Ecco, però quella costante in realtà è influenzata dall'energia al contorno. Quindi che cosa succede? Che se noi abbiamo un mondo con un'energia superiore, noi abbiamo un cambiamento di quella costante. Questa costante cambia. E qual è il motivo? È puramente quantistico, non è un motivo classico. Cioè la disponibilità di energia fa cambiare la costante efficace. È come se ci fosse un mezzo intorno di elettrico che cambia l'intensità dello scambio. E evolve in questo modo. Adesso questo grafichetto che vedete così pulito, in realtà non è pulito, perché questa è una carta logaritmica, quindi qui abbiamo 100, poi abbiamo 10 alla 13, 10 alla 12, quindi diciamo questa cosa cambia molto, e però noi crediamo che in funzione dell'energia, questa è l'energia, scusate la risoluzione scarsa, questa è l'energia, e in funzione dell'energia abbiamo che la forza forte leggermente diminuisce, questa cosa inaspettata non ve la spiego per brevità. La forza elettromagnetica e la forza debole invece si preuniscono in un certo punto, che noi abbiamo già osservato, e poi si dovrebbero unire la forza forte a un'intensità superiore che non sappiamo riprodurre in laboratorio ancora. Però le stime che abbiamo ci sembrerebbero dire che qua si unificano le tre forze. Ecco, questa parte sulla forza gravitazionale, in realtà questa potevamo anche non disegnarla, perché non è per niente certo che sia così. Non siamo sicuri che la forza gravitazionale si unisca alle altre nello stesso modo, ma in particolare non siamo sicuri proprio di metterla all'interno del gioco, non siamo capaci di fare delle predizioni che comprendano la forza gravitazionale e le particelle, non siamo capaci di fare questa cosa. Allora, ancora una volta il discorso che aumentando l'energia studiamo istanti sempre più prossimi al Big Bang, e quindi abbiamo necessità di accelerare le particelle, e quindi abbiamo costruito degli acceleratori sempre più grandi. All'inizio il primo collisore è stato costruito in questi laboratori proprio negli anni 50, oggi abbiamo collisori che hanno il cui cammino è lungo diverse decine di chilometri, e che in questo caso vi sto mostrando quello che si trova al CERN, corre sottoterra nel confine tra Francia e Svizzera, 27 chilometri. E come potete vedere c'è un altro piccolo acceleratore, che in realtà piccolo non è, è un grande acceleratore che preaccelera le particelle e poi le inietta nell'acceleratore più grande, che ci permette di arrivare alla massima energia finora disponibile artificialmente in laboratorio. Proprio in questi giorni sono iniziate le operazioni a 13 e 14 TeV, che ci porteranno a energie che non abbiamo mai sondato finora. Allora, questo è un piccolo schema, adesso torniamo su una cosa semplice che riguarda proprio come riconosciamo gli eventi. Allora, abbiamo capito dalle interazioni delle particelle che possiamo discriminare una particella dall'altra con considerazioni abbastanza semplici. Allora, partiamo da una cosa molto familiare forse, e la cosa più familiare di tutte potrebbe essere l'elettrone. Dico che la più familiare, nel senso che un acceleratore degli elettroni è stato in tutte le case
negli anni scorsi, diciamo adesso non comincia a non esserci più, l'acceleratore di elettroni più comune che era nelle case era il tubo catodico della televisione, che effettivamente accelerava un fascetto di elettroni, li sparava su uno schermo, spennellando questo schermo in continuazione con una certa frequenza e ti permetteva di vedere delle immagini. Questo era un acceleratore vero e proprio che aveva nella parte dietro del televisore la parte accelerante, il campo elettrico che andava a accelerare queste particelle e poi diciamo, le portava sullo schermo. Questo è il motivo per cui era molto grande, cioè sotto una certa dimensione non si riusciva a ridurre perché avevi bisogno di spazio per accelerare e poi diciamo, dietro non avresti dovuto permanere perché c'era la possibilità di avere raggi ultravioletti o raggi X che venivano emessi dalla parte posteriore del televisore. E l'elettrone veniva accelerato e veniva sparato su uno schermo. Allora l'elettrone quando viene in contatto con la materia tipicamente disperde la sua energia all'interno del materiale. Non è difficile schermare per elettroni di alta energia, basta mettere un materiale abbastanza pesante e uno strato di piombo di 10 cm scherma elettroni di energia anche molto elevata. Questo è diciamo, dovuto al fatto che quando l'energia aumenta questi elettroni interagiscono più facilmente. Questa cosa è un po' antintuitiva, no? Uno pensa che accelerando un fascio sempre di più serva sempre più materiale per andarla a schermare. Nel caso degli elettroni o dei fotoni, questo specie di pittogramma ci mostra che in realtà con uno strato moderato noi subito li schermiamo. In realtà diciamo, ci basta aumentare di poco la lunghezza del materiale schermante che subito li blocchiamo. Questa cosa è dovuta a come interagiscono. Allora, noi l'abbiamo capito e allora costruiamo delle cose che li schermano e ne misurano l'energia, così capiamo che sono elettroni o fotoni. Questo è molto diverso da quello che fa una particella che si chiama muone. Qualcuno forse l'avrà sentita, questa particella fa parte dei raggi cosmici. I raggi cosmici che arrivano sulla Terra sono dovuti a particelle cariche, sono costituiti di particelle cariche che vengono accelerate negli spazi interstellari e arrivano sulla Terra già con una certa energia. Questa energia è molto elevata, questi muoni sono diversi rispetto agli elettroni, sono più pesanti e interagiscono molto meno. In realtà alla fine si comporterebbero pure come gli elettroni, ma devi andare a un'energia ancora più elevata per farli comportare in quel modo. Quindi questo pittogramma ci mostra che i muoni sono penetranti, in realtà i muoni dei raggi cosmici attraversano l'intero pianeta e emergono dalla parte opposta avendo rilasciato poca energia. Quindi noi i muoni dei raggi cosmici non li possiamo schermare, così se in un esperimento produciamo un muone ad alta energia, noi non lo possiamo bloccare, quello che facciamo lo tracciamo, così capiamo che una particella molto penetrante è passata e diciamo ok, questo è un muone. Questo si fa sempre in tutti gli esperimenti di fisica delle alte energie, ci si mette dietro un grande schermo che è in grado di schermare tutto il resto, quello che passa sono i muoni. Quell'esperimento che vi ho fatto vedere prima, ATLAS, adesso ve lo descrivo in breve, poi venerdì prossimo avrete una presentazione di Cesare Bini che proprio vi parlerà della scoperta di Higgs, del bosone di Higgs fatto a questo esperimento, ma se voi vedete la parte esterna di questo esperimento, per esempio queste ruotone, pure queste parti esterne, questi che cosa sono? Sono dei magneti che stanno dopo un enorme spessore interno, quindi quello che viene ad emergere sulla parte esterna sono i muoni, tipicamente i muoni. Questo laboratorio ha costruito una gran parte di queste camere a muoni e diciamo nel momento in cui questo esperimento ha cominciato a funzionare, quello che si sapeva era questo, che la cosa semplice da capire erano i muoni che sarebbero venuti fuori. Quindi tutte le persone come Claudio e i suoi colleghi che hanno costruito queste camere erano molto focalizzate sul cercare di capire ok, che cosa vediamo il giorno zero quando iniziamo, dobbiamo vedere questi muoni e dobbiamo tracciarli in modo tale che poi possiamo aiutare tutto il resto dell'esperimento a capire tutte le altre cose più complicate da capire. Quindi questo esempio qua che vi ho fatto è per dire che quando capiamo più o meno come interagiscono le cose, noi poi dopo ci attrezziamo e costruiamo gli esperimenti nella maniera tali da poter capire le cose. Quindi gli esperimenti sono fatti come una cipolla, questo è un esempio tipico, in cui lo strato esterno rivela i muoni, lo strato interno andrà a rivelare gli elettroni e i fotoni. Poi diciamo se una particella è invece neutra, come per esempio il neutrone, e questa è una particella che ha un grado di penetrabilità diciamo, intermedio, non rilascerà nessuna traccia prima perché è neutra, quindi non ionizzerà gas, non farà nulla, però potrò vedere un rilascio di energia in uno strato un po' più profondo. E questa è una delle particelle più complicate da andare a capire, il neutrone.
Ok, vi ho spiegato che quindi le cose basiche, vi ho spiegato che vogliamo andare su in energia perché andando su in energia andiamo indietro nel tempo e quindi capiamo come erano le leggi della fisica ai primi istanti dalla nascita dell'universo. Allora, noi lo vogliamo fare perché non abbiamo per niente le idee chiare su come erano veramente queste leggi. Noi oggi vediamo nell'universo cose che non ci tornano, vediamo molta più materia, molto più vicina ad altra materia di quello che ci aspetteremmo. Sembra come se ci fosse un collante gravitazionale che tiene insieme questa materia. Vediamo le galassie troppo ammucchiate negli ammassi di galassie rispetto a quello che penseremmo. E non solo, vediamo stelle e galassie fatte soltanto di materia e non di antimateria. Noi in laboratorio possiamo produrre facilmente le antiparticelle di una certa particella. Per esempio, se noi abbiamo un fascio di elettroni, come quello che vi ho detto, nel momento in cui io faccio interagire questo fascio con un materiale, vedete questo schema, no? Incomincia a ramificarsi il numero di particelle che vengono create dagli elettroni. Quindi nella prima interazione l'elettrone verrà deviato da un nucleo e sparerà un fotone. Questo fotone andrà poi a convertirsi in una coppia elettrone-antielettrone. Ed ecco, quindi è facile tirar fuori gli antielettroni, l'antiparticella dell'elettrone. Ha caratteristiche analoghe a quelle dell'elettrone, stessa massa, e interagisce allo stesso modo, ma ha la carica elettrica opposta. Quindi, se io mi fermo qui, semplicemente metto un magnete che mi manda gli antielettroni in alto e gli elettroni in basso, ecco che posso tirar fuori gli antielettroni. Quindi, noi oggi diciamo, abbiamo familiarità con l'interazione delle antiparticelle, non ci crea nessun problema studiarle le interazioni. Ci sembra che esse interagiscono in modo simile a quello delle particelle, quasi completamente analogo. Però le stelle, le galassie, come vi stavo dicendo un attimo fa, sono tutte fatte di materia invece, non c'è antimateria a giro. Questo fa sì che, diciamo, noi non capiamo questa cosa. Evidentemente, se l'universo è partito da una situazione in cui c'era un equilibrio fra materia e antimateria, a un certo punto questo equilibrio si è rotto, ma si è rotto pesantemente, perché noi l'antimateria oggi quasi non la vediamo nell'universo. Ci sono tracce, però in realtà non la vediamo. Quindi, dove è andata a finire tutta questa antimateria? Non lo sappiamo. Evidentemente, c'è stato un momento in cui si è inflazionata una qualità di materia rispetto all'altra. Diciamo, ci sono dei modelli che dicono che a un certo punto parte e si crea una situazione per cui la materia viene favorita, l'antimateria gradatamente sparisce, però poi dopo, diciamo, si ristabilisce una situazione in cui le leggi sono simili tra materia e antimateria. Capite che non è che è proprio fila come argomento, no? È una cosa che è un po' messa a mano. Quando una cosa è un po' messa a mano, bisogna fare degli esperimenti per capire come stanno veramente le cose. Allora, questi esperimenti un tempo sparavano dei fasci di particelle o di antiparticelle su un bersaglio e poi andavano a vedere quello che succedeva a seguito. Allora, questo è un argomento di cinematica semplice che potete seguire, ci dice che questo qua non è proprio l'approccio più efficiente per tirare sull'energia. Allora, noi vogliamo andare a alta energia, come vi dicevo, per cercare di andare indietro nel tempo. Allora, in realtà, andando ad alta energia, noi possiamo creare particelle di massa sempre maggiore. Perché? Perché l'energia è equivalente alla massa, E uguale a mc quadro. Questa equazione deriva dalla relatività di Einstein, la relatività ristretta, e ci dice che noi possiamo convertire l'energia nella massa. E di più, ci dice che una cosa che in realtà in fisica classica non sarebbe vera, un oggetto semplicemente per il fatto che ha una massa, c'ha già un'energia intrinseca, anche quando sta fermo c'ha un'energia intrinseca. Se io questo oggetto poi lo rompo, questa energia la potrei convertire in un altro tipo di energia. La bomba atomica fa questo, cioè un'energia legata che viene poi riconvertita in un altro tipo di energia. Però quell'energia era l'energia latente che stava dentro la materia. Allora, E uguale a mc quadro vuol dire che quando un oggetto sta fermo c'ha già una certa energia. Però per noi E uguale a mc quadro vuol dire ok, diciamo, ho capito questa cosa, salgo in energia e così posso produrre particelle di massa sempre maggiore. La tiro su io l'energia. Però qual è l'energia che posso convertire? L'energia che io ho nel centro di massa. Perché l'energia che io diciamo, utilizzo per spostare il baricentro, quella si conserverà. Allora, prendete il caso di una macchina che va a infrangersi su un ostacolo. Oggi le macchine si fanno in un modo tale che si frammentano.
no? Penso che è un'esperienza non tanto bella, però chiunque abbia fatto un tamponamento capisce che la macchina è fatta più o meno di plastica o di lamiera, molto leggera. E questa cosa non è soltanto la lobby dei carrozzieri che la vuole, è pure il fatto che disperdendo la materia nel momento in cui faccio un urto, in realtà io preservo la persona che sta all'interno. Perché frammentando tutti questi bersagli e sparandoli fuori, alla fine l'energia disponibile per mandarti addosso al vetro e farti del male è minore. Che cosa succede se io sparo quindi una particella su un bersaglio? Quello che succede è che una parte dell'energia serve a muovere il baricentro. Tutte queste particelle andranno in avanti, però una parte muove il baricentro. Allora, di qui c'è l'idea di far collidere le particelle invece testa a testa, quindi creare uno scontro in cui il centro di massa coincide col sistema del laboratorio. Con la somma delle velocità delle particelle, delle antiparticelle in questo caso che collidono, la somma delle velocità è zero, perché stanno in direzioni opposte. In questo modo, una volta che vanno a collidere, l'intera energia è disponibile. Questa cosa detta così è facile, però in realtà è molto più complicato tecnologicamente. Voi andrete a fare una visita a Daphne e andrete a vedere come può essere complicato un collisore. Questo tipo di approccio non è che non era stato pensato, non era stato realizzato. In questi laboratori è stato realizzato per la prima volta negli anni 50 e da questo fisico che è il fondatore di questi laboratori, essenzialmente Tuschek. E si fanno collidere andando a fare una traiettoria circolare, quindi vengono tenute in circolo costantemente queste particelle, tenute in circolo come? Con dei campi magnetici che fanno curvare la traiettoria delle particelle e diciamo consentono di avere una traiettoria circolare. E ogni tanto si scontrano con delle antiparticelle e producono una collisione e noi lì andiamo a studiare, quindi andremo a mettere un esperimento intorno a questo punto che chiamiamo punto di collisione. E questa cosa è furba perché se non interagiscono a un giro possono interagire al giro successivo e noi quindi le facciamo girare molte volte, 300 milioni di volte al secondo per esempio nel caso di Daphne. Però quello che vi ho detto è vero, questo approccio qua è molto più difficile rispetto a quell'altro. Quell'altro diciamo andiamo ad accelerare un fascio e poi ce lo giochiamo one shot contro un bersaglio, lo spariamo e vediamo quello che succede. Ci serve una potenza per accelerarlo e poi dopo diciamo andiamo a vedere quello che accade in avanti. Questo invece dobbiamo tenere confinato lungamente queste particelle, questo fascio di particelle. E tenerlo confinato non è semplice perché andiamo a una velocità prossima a quella della luce. Le particelle sono riottose ad andare nella direzione che vogliamo, ogni volta che andiamo a curvarle le particelle sparano un fotone nella direzione in cui stavano andando. Questa cosa si chiama radiazione di Bremsstrahlung, di frenamento, ed è dovuto al fatto che le particelle hanno una carica. E quindi noi dobbiamo ridare questa energia persa giro dopo giro, altrimenti perdiamo subito il fascio. E nella visita spero che vi illustreranno anche questo, insomma, l'acceleratore cosiddetto in realtà manterrebbe l'energia delle particelle, però per mantenerlo deve accelerare giro dopo giro ridando l'energia persa. L'energia viene persa per questa radiazione che vi ho detto, che in questo caso si chiama radiazione di sincrotrone, per il fatto che sta dentro un sincrotrone appunto, viene ridata asincrono, cioè giro dopo giro con la giusta fase temporale. Adesso io vi butto questi concetti lì così, però poi dopo spero che avrete più tempo per approfondirli un attimo. Va bene, in questi laboratori si sono fatti negli anni sempre acceleratori, sempre collisori e più e meno, quindi noi diciamo ci siamo specializzati in questo e oggi abbiamo dal 99 abbiamo in operazione Daphne, che è questo collisore che andrete a vedere sotto la cupola progettata da Nervi, ma diciamo che cosa si è visto nel corso di questi anni? Si è visto che è difficile salire sempre di più in energia. Quella foto di prima che rappresentava l'LHC a Ginevra di 27 km ci dice che stiamo toccando un po' il limite, perché il limite a che cosa è dovuto? Alla capacità che noi abbiamo di ridare l'energia di giro dopo giro alle particelle, ma anche ai campi magnetici che sappiamo sviluppare per tenerle in circolo. Allora, facciamo questa considerazione. Queste particelle che sono in Daphne hanno mezzo JeV. Questa è la nostra unità di misura dell'energia, JeV. JeV vuol dire giga electron volt, vuol dire un miliardo di electron volt. Un electron volt è cosa fa un elettrone quando gli do un volt.
Q per delta V, avrete studiato, diciamo, questa è l'energia che prende dopo una carica Q, dopo una differenza di potenziale di delta V. Allora, un elettrone dopo delta V di un volt prende un elettron volt, è il nome, è un'unità di misura. Allora, noi in DAF ne facciamo 500 milioni di elettron volt e teniamo questi 500 milioni di elettron volt dentro una cupola di una ventina di metri, lo vedete, insomma. In LHC io invece accelero dei protoni. Allora, questi protoni li accelerano invece, in questo momento li accelero a circa 7.000 miliardi di electron volt, 7 TeV. E allora, quando si accelera un protone è un po' diverso rispetto a quando si accelera un elettrone, però questa è l'energia che gli sto dando e per tenerli confinati mi serve un anello di 27 km. Allora, capite bene che se io adesso dico, ok, la prossima generazione di esperimenti voglio salire ancora di 10 volte, dovrei fare un anello di 100 km. E infatti c'è stata gente che si sta ponendo il problema di se si può costruire un anello di 100 km. Vuol dire fare uno scavo a 150 metri di profondità di 100 km, che è sicuramente fattibile, ma costerà meno 3 miliardi, e diciamo, e un sacco altri soldi appresso per gli esperimenti, che peseranno 100.000 tonnellate, che non si sa bene come si possono tenere in piedi, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo discorso per dire che abbiamo capito che sta diventando sempre troppo più difficile andare a accelerare ancora di più. Noi abbiamo necessità di accelerare ancora di più perché vogliamo capire ancora meglio quello che sta succedendo, perché tuttora non lo stiamo capendo completamente bene. Quelle domande che ho detto prima sulla materia oscura, che erano quelle sulla gravità, oppure su la materia e l'antimateria, sono domande aperte, quindi noi non sappiamo la risposta. Allora, in questo laboratorio, così come in altri posti, si cercano nuove tecniche di accelerazione e andrete, spero, a visitare lo Spark Lab, che è un posto dove si sta cercando di accelerare queste particelle in spazi molto più ristretti. E lì si cerca di utilizzare un altro tipo di tecnica per accelerare. Oggi noi acceleriamo sempre con dei campi elettrici. E questa cosa ha delle limitazioni di spazio molto evidenti. Il nostro complesso, che accelera quindi a 500 milioni di electron volt, come vi ho detto, ha alla base un acceleratore lineare che noi chiamiamo LINAC, nel nostro gergo, che è lungo, mettiamo, non so, 80 metri, una cosa di questo tipo. È chiaro che per salire ancora di più in energia devo avere molto più spazio a disposizione. Questa cosa poi diventa infattibile. Allora, invece, si cerca di accelerare particelle in spazi molto più ridotti. Per esempio, si cerca di dare direttamente, mi pare, 100 MeV o 150 MeV in un metro. Questa accelerazione così elevata si può, diciamo, ottenere creando un plasma di particelle. Le particelle viaggiano dentro questo plasma e in qualche modo si crea un effetto risonante per cui vengono accelerate all'interno del plasma stesso. Questa cosa si sa fare, è stata fatta anche in California a SLAC, ma poi non si riesce a ottenere un fascio di buona qualità, cioè dopo quando emergono un po' in tutte le direzioni. Però questo è uno dei punti che sicuramente la nostra ricerca deve spingere per non morire, perché altrimenti nessuno ci darà i soldi per poter costruire delle cose troppo complesse e troppo costose. Ecco, questa è una foto aerea del posto dove ci troviamo, la cupola di nervi che c'ha Daphne, e qua potrete vedere una struttura lineare che è un LINAC che accelera le particelle effettivamente. Quindi alla base di tutto c'è un filamento che viene scaldato all'interno del vuoto. Quando scaldi un filamento vengono emessi degli ioni da questo filamento stesso, cioè l'incandescenza per esempio è proprio la stessa cosa, vengono emessi degli ioni. Se c'è un campo elettrico vengono strappati quindi le cariche lasciate libere, per esempio gli elettroni, e poi diciamo le posso incominciare a accelerare. Ogni volta, ogni stadio di accelerazione è come un condensatore, quindi entrano da una gabbia e escono dall'altra accelerate. Fino a qui tutto semplice, però stanno arrivando tutte insieme, no? A tempi differenti. Allora, diciamo, quello che si fa, si impacchettano in tempo, e per fare questo, diciamo, vanno in una piccola struttura che sta qui, questo piccolo edificio, c'ha un piccolissimo acceleratore lineare che li impacchetta, noi lo chiamiamo accumulatore,
perché le fa arrivare, le mette in circolo e diciamo le impacchetta in tempo. A questo punto, una volta che sono impacchettate in tempo, possono tornare e essere iniettate effettivamente dentro l'acceleratore, il quale le mantiene in circolo per un quarto d'ora, una cosa di questo tipo, poi incominciano a degradarsi e nel frattempo, mentre si stanno degradando, mette pacchetti nuovi in modo tale da mantenere l'operazione. Allora, questa cosa si pensava che invece poteva tenerle per un'ora, per esempio. Io quando sono arrivato in questi laboratori nel 98, il numero che stava scritto sui libri era ok, Daphne ci avrà una vita media di un'ora. Invece la vita media è 5 minuti. Anche oggi non siamo mai riusciti ad arrivare a quel punto lì. Una volta che abbiamo costruito l'acceleratore, ci siamo accorti che c'erano altri effetti che non avevamo pensato, non riuscivamo a compensare per questi effetti e quindi abbiamo operato sempre in condizioni differenti. Poi allora abbiamo imparato a fare altre cose, abbiamo imparato a iniettare gli altri pacchetti subito appena quelli venivano degradati, abbiamo cominciato a fare cose di questo tipo, insomma. Questo per dire un'altra cosa, quando uno parte con piede mica sa dove arriva poi. Uno pensa di poter realizzare un certo tipo di cosa, poi dopo bisogna vedere se sperimentalmente ci riesce. Va bene, adesso l'ultimo quarto d'ora lo dedico a cose che sono differenti e che cercano di rispondere alla domanda di perché si fa tutto questo. Lo so che già l'ho spiegato, cioè la fisica di base, capire l'universo, eccetera, però invece per un cittadino, per uno studente, per una persona che sta in questo paese per adesso o per tutta la vita, è importante capire quanto costa questo tipo di attività e se questa attività poi effettivamente serve alle persone. Allora uno può pensare chi se ne importa di capire le leggi dell'universo. Va bene, questo è un approccio. In realtà, facendo così scopriamo che abbiamo poi dei problemi. Per esempio Einstein ha fatto la sua teoria della relatività generale, quella che governa la gravità su grandi scale, ha scoperto che lo spazio, ha ipotizzato e poi è stato verificato che lo spazio era curvo e che la curvatura era dovuta alle masse che popolano lo spazio. E questa cosa così teorica, proprio completamente teorica, senza una teoria di questo tipo non potremmo far funzionare il GPS, perché nella triangolazione di segnali che si crea dal ricevitore GPS ai satelliti si accumulerebbe un ritardo tale che dopo poco l'errore che fai è dell'ordine dei metri e quindi ecco che il GPS diventerebbe non utilizzabile, non capisci più se stai su una strada o sulla complanare che è stata un'altra parte. Quindi facendo una teoria completamente astratta si può tirar fuori poi in seguito un'applicazione che non si sapeva. Lo so che non è convincente questo tipo di spiegazione perché hai fatto un solo caso, quindi è facile così. Adesso quindi vi dico una sfilza di applicazioni che si tirano fuori con la fisica che facciamo. Allora, vi ho spiegato già che accelerando le particelle si crea una radiazione, che ho detto di sincrotrone, dovuta al fatto semplicemente che le particelle vengono curvate dai magneti. E questa luce ha delle caratteristiche ben precise che noi possiamo sfruttare per molte applicazioni. Per esempio possiamo andare a fare delle foto a delle molecole nel momento in cui esse stanno facendo una transizione. Sono state fatte delle foto o dei filmati a delle medicine che venivano distribuite su un sostrato cellulare in modo tale da vedere proprio la medicina mentre agisce sulle cellule stesse. Questo tipo di risoluzione, la possibilità di fare foto di questo tipo è garantita dalla brillanza di questa luce, dalle sue caratteristiche molto precise. Quindi ci sono altre applicazioni, fisica dei materiali, la possibilità di studiare senza distruggerli, ad esempio, beni artistici, e cercare di capire che tipo di pigmento un certo artista ha usato in una certa epoca consente di capire se un quadro è un falso oppure no. E adesso più at large, su quello che fa l'INFN in generale, vi ho parlato prima di quattro laboratori nazionali. Allora adesso tratteggio quindi quello che fanno gli altri laboratori, sono molto diversi rispetto al laboratorio in cui siete. Qui facciamo l'accelerazione delle particelle, gli esperimenti su particelle accelerate e costruiamo rivelatori per fisica delle particelle come ATLAS vi ho raccontato prima, ma non solo. E il laboratorio che si trova al Gran Sasso invece è un laboratorio di fisica dei neutrini e delle particelle poco interagenti. Allora, è stata scavata, lo dico, poi magari è banale, tutti lo sanno, comunque io insomma lo dico per chi non lo sa, è stata scavata una galleria, una grande caverna alla base del Gran Sasso,
non senza difficoltà tecniche, molti anni or sono. E perché ci si è messi sotto una montagna? Perché lo strato di roccia avrebbe schermato dai raggi cosmici che inevitabilmente incidono sulla Terra. E in questo modo si ha un ambiente molto silenzioso. Quindi all'interno di questo ambiente silenzioso si possono studiare tutte quelle particelle che normalmente interagiscono così poco che in un ambiente più rumoroso io non riesco a vedere. Una di queste particelle è il neutrino, che viene emessa in grande quantità per esempio dal Sole o dalle supernove quando scoppia una supernova, ma anche particelle che magari non conosciamo che costituiscono questa materia oscura che tiene insieme l'universo. Allora, anche qui, diciamo, tutto questo tipo di struttura, che ha diversi esperimenti, poi, ha delle applicazioni, diciamo, tecnologiche, perché nel fare questo tipo di esperimenti si scoprono tecniche che permettono di sviluppare materiali molto puri, senza contaminanti radioattivi, in una maniera che non potresti fare altrimenti. Sono stati fatti esperimenti sparando fasci di neutrini dal CERN al Gran Sasso, ovviamente senza necessità di un tunnel, come qualcuno disse, perché il neutrino, essendo molto poco interagente, avrebbe attraversato la crosta terrestre interagendo pochissimo, appunto, e quindi la gran parte dei neutrini sarebbero arrivati al Gran Sasso. Vengono fatti esperimenti che vanno a cercare la materia oscura anche sulla stazione spaziale orbitante internazionale, come questo AMS, esperimento che è in funzione. E diciamo, altri modi per cercare particelle molto elusive, per esempio, sono quelli di utilizzare altri tipi di schermi, cioè invece di utilizzare una montagna come schermo si può utilizzare il ghiaccio, per esempio. Questo è l'esperimento Ice Cube, che ha scavato il ghiaccio polare facendo un carotaggio di quelli che si fanno normalmente per capire il paleoclima, il clima in epoche molto, molto passate, e diciamo, è andato a cercare di rivelare dei neutrini all'interno del ghiaccio polare, quindi utilizzando il ghiaccio come schermo. La stessa cosa si pensa di fare, e c'è un'attività di costruzione in questi laboratori per questo, utilizzando il mare come schermo, e quindi ci si mette in profondità, si mettono dei rivelatori come delle agganciati a delle boe, e diciamo, si prende una zona di mare e si cerca di rivelare i neutrini o altre particelle di materia oscura che vanno a interagire con il mare stesso. E questo si farà a largo di Capo Passero, a Siracusa. Vi ho già parlato in qualche modo della forza gravitazionale, e vi ho detto dell'analogia, diciamo, e del GPS, quindi vi ho spiegato grosso modo un'implicazione della forza gravitazionale. Noi pensiamo che ci siano delle onde gravitazionali che vengono emesse quando la massa si muove. Noi pensiamo che una massa in movimento dovrebbe sparare delle onde gravitazionali, così come una carica in movimento spara un'onda elettromagnetica. Questa onda gravitazionale non è mai stata effettivamente rilevata, perché è molto debole l'effetto che crea. E in questo laboratorio c'è un rivelatore di onde gravitazionali che è un'antenna. Se l'onda gravitazionale andasse su questa antenna dovrebbe andare a vibrare meccanicamente, e diciamo, tu dovresti vedere questa vibrazione correlata all'arrivo dell'onda gravitazionale. Così com'è, nessuno ci crederebbe, perché anche il camion che passa sulla 1 fa vibrare l'antenna lo stesso, anche di più di quello che farebbe l'onda gravitazionale. Quindi l'idea è di mettere l'antenna insieme ad altre antenne nel mondo e di metterle in sincrono in qualche modo, e con antenne gemelle e con altri modi di rivelare onde gravitazionali. E diciamo, l'idea è che quando un'onda gravitazionale arriva dallo scoppio di una supernova, come quella che scoppiò poco dopo l'anno 1000, che oggi ha come lascito la nebulosa del Granchio, l'onda gravitazionale colpisce l'intero pianeta, tutto insieme. Quindi tutte queste antenne in tutto il pianeta dovrebbero vibrare all'unisono. Mettendole insieme io potrei capire che è arrivata l'onda gravitazionale. E, diciamo, oggi questo tipo di ricerca si fa in un altro modo, cioè si fa con un interferometro. Forse lo avete studiato in qualche corso di fisica, un interferometro il cui schema è quello di avere la luce che viaggia in due bracci, c'è uno schermo semiriflettente, si crea una figura di interferenza su un detector, su un rivelatore, su uno schermo.
Quindi qui abbiamo un laser e la luce fa questo cammino e diciamo una parte della luce viene deviata su questo schermo, essendoci una coerenza nei cammini percorsi si crea una figura. Allora, diciamo, è stato costruito questo interferometro grandissimo vicino a Pisa. Ci sono degli specchi che sono sospesi e isolati rispetto al terreno da un sistema molto complesso di meccanismi di retroazione meccanica, e con tecniche molto sofisticate si cerca di andare a vedere questa piccola vibrazione che l'onda gravitazionale andrebbe a creare muovendo di base gli specchi. E nel fare questa cosa un sacco di applicazioni tecnologiche molto interessanti, la capacità di fare specchi con silicio di altissima qualità disponibile per l'industria, la capacità di costruire la più grande camera a vuoto d'Europa, e, diciamo, cose con ricadute tecnologiche molto interessanti. Adesso salto e vi dico una cosa che non vi posso non dire, a che serve per l'uomo. Tutte queste tecniche di accelerazione di particelle e di rivelazione hanno condotto a un sacco di tecniche diagnostiche o di cura per tumori. Questa è una delle cose più tipiche, una delle applicazioni più tipiche. Vicino Pavia c'è un posto che si chiama CNAO, che è una fondazione alla quale l'INFN partecipa. Se voi entrate in CNAO scoprite una visione di questo tipo. A voi non vi dice niente, ma fra un po' vi dirà quando farete la visita, è proprio uguale a quello che sta dentro Daphne. Cioè, uno visivamente, se presento questo tipo di foto, dice vabbè Daphne. No, non è Daphne, è molto simile, è stata costruita dalle stesse persone che hanno costruito Daphne, i tecnici e i progettisti sono gli stessi, e serve per accelerare dei protoni o degli ioni carbonio e per portare questi ioni carbonio dentro un paziente. L'idea è che accelerando degli ioni e proiettandoli dentro un corpo si riesce ad arrivare all'interno del corpo senza danneggiare i tessuti che stanno davanti. Quindi se si ha un tumore profondo si può riuscire a intervenire senza chirurgia andando a depositare l'energia esattamente alla profondità che uno vuole. Perché non si danneggia quello che c'è davanti? Questo deriva da una legge fisica che ci dice che quando l'energia dello ione è in realtà maggiore, l'interazione è minore. Quindi che succede? Che mano a mano che entra nel corpo lo ione rallenta e di fatto incomincia a interagire sempre di più e alla fine deposita l'intera sua energia in questo picco che si chiama picco di Bragg e io posso calibrare a quale profondità va. Lo metterò dove sta il tumore e in questo modo danneggerò il tumore e non il tessuto che sta davanti. Questa è una delle prime applicazioni, ma ce ne sono moltissime. Questa cosa si fa anche ai laboratori nazionali del sud di questo ente per i tumori dell'occhio, stesso tipo di discorso, stesso tipo di cosa. Io sono stato al laboratorio nazionale del sud, è un ambiente completamente diverso rispetto a questo, perché curando pazienti ci sembra di trovarsi quasi in un ospedale in realtà, più che in un laboratorio. Si sentono il nome dei pazienti che viene detto all'altoparlante, e i tecnici sono al lavoro per calibrare questi fasci e per curare queste persone. Sono state curate molte centinaia di persone da quando l'acceleratore e il progetto Katana dei Laboratori Nazionali del Sud è in funzione. In futuro dovrebbe essere costruito un centro dedicato col contributo della Regione Sicilia. Allora, quando mi dicono, per esempio, a cosa serve l'antimateria, una delle risposte facili è a noi ci serviva solo per capire cosa funzionava, come funzionava l'universo, però oggi se uno fa una PET, che è un esame diagnostico molto comune che in molti ospedali medio-grandi del paese è disponibile, una PET è una tomografia a emissione di positroni, quindi l'antiparticella dell'elettrone, il positrone. Se voi vedete una PET, questa è una PET che è fabbricata dalla Siemens, diciamo, la struttura è molto simile a quella di un rivelatore di fisica delle particelle. Ecco, senza la fisica delle particelle, che ha proceduto con una ricerca di base, questo tipo di sviluppo tecnologico non sarebbe stato mai affrontato. Perché non è che la Siemens si poteva mettere da zero a investire cercando prima di capire la fisica che c'era dietro, poi costruire i rivelatori e poi dopo andare a trovare l'applicazione. È chiaro che prima noi abbiamo studiato la fisica, abbiamo trovato certi rivelatori e poi si è trovata l'applicazione. La stessa cosa vale per la risonanza magnetica nucleare. Però una delle applicazioni maggiori che ha cambiato la vita di tutti i giorni è quella del web, che è stato sviluppato al CERN di Ginevra proprio per mettere in comune le informazioni prese da questi esperimenti su un'area distribuita.
Oggi queste informazioni sono molto grandi e vengono analizzate tramite una grid, che è una griglia di sistemi che permette di mettere a disposizione potenza di calcolo e spazio disco senza doverci confinare in un solo sito. Oggi gli esperimenti di LHC, tra i quali Atlas che vi ho già citato, hanno già acquisito più di 20 petabyte, quindi una quantità di dati molto elevata. Nessun centro singolo potrebbe pensare di gestire per costi e per complessità l'intera mole di dati. Ci sono diversi centri che sono distribuiti, e alcuni dei quali in Italia, e diciamo, va bene, questa tabella, diciamo, per chi poi è curioso se lo va a vedere sul sito, ci sono scritte quindi le quote di CPU, disco e nastro che è a disposizione in ogni centro. Questa è una tabella a cui io, che faccio il coordinatore, sono familiare, perché poi dietro questa cosa ci stanno i soldi che vengono stanziati, quindi diciamo sono risorse che andiamo a conoscere. Allora, questa è l'ultima slide, che è una riflessione sulle risorse. Quanto costa fare tutte queste cose che vi ho detto? Allora, l'ente che fa tutte queste cose, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha un bilancio che è di 200 milioni circa, 250 milioni circa. È un bilancio che è in diminuzione nel corso degli anni e che comunque oggi è appunto in questa quota qui, 250 milioni. 250 milioni di euro che vengono messi a disposizione dallo Stato e poi una cinquantina di milioni extra che vengono presi dall'Unione Europea e, come vi ho detto, da altre fonti. Allora, diciamo, è una cosa che costa tanto rispetto a certe cose, quindi 250 milioni è tanto rispetto ad alcune attività umane, però diciamo, vale la pena confrontarla con altre attività che l'uomo fa. E allora, una di queste attività, per esempio, è la ricerca, che spesso è decantata per quanto riguarda lo spazio, no? Uno shuttle costa 4 miliardi di dollari soltanto per la costruzione, ma un solo lancio di uno shuttle costa 400 milioni. Queste sono cifre magari un po' non aggiornate, sono di alcuni anni fa, però soltanto la procedura di mettere sulla rampa di lancio uno shuttle e lanciarlo costa 400 milioni di dollari, quindi di più di quanto costa l'ente in tutto l'anno. Però andando avanti, il progetto per esempio del Ponte di Messina costava 5 miliardi di euro, o di dollari, la stessa cosa. L'intera NASA per un anno costa 15 miliardi. Questa cifra di 15 miliardi, che potrebbe sembrare tantissimo, in realtà sparisce di fronte a quanto si spende per la difesa, per le armi in generale nel mondo o solo negli Stati Uniti. Facendo il confronto, questa cifra è molto molto vecchia, 400, oggi è più 900 miliardi di dollari all'anno la spesa per difesa negli Stati Uniti, che costituisce circa il 60% della spesa globale per difesa. E un solo bombardiere B2B Stealth costa 2 miliardi, soltanto un velivolo. Quindi diciamo, la ricerca costa tanto, poi ci sono delle applicazioni positive, altre no, poi lascio diciamo, invece agli altri diciamo, di valutare, però confrontando con altre attività umane di complessità analoga e quali ricadute esse portano. Grazie. Non so se c'è tempo per domande oppure... Sì, forse qualche... Ci sono curiosità, domande, qualunque cosa, anche cose sceme che vi sono venute in mente... A scapito del coffee break. Vabbè.